Benvenuti a tutti. Oggi apriamo ufficialmente il negozio dopo una settimana di Games Arcade di Firenze. Ci auguriamo che vi sentirete tutti quanti a casa, qua da noi, per giocare insieme, perché è importante stare insieme. Ok? Allora, adesso rullate che si apre. Le aspettative sono molto buone perché da giocatore, da collezionista e quant'altro so cosa facevo io quando andavo a comprare, a spendere e quant'altro. Le aspettative sono buone. E mi piace come punto di ritrovo, sì, perché cioè, questo sia un lavoro, però è anche un far aggregare le persone. Se guardate, se guardate, non ci sono videogiochi, non c'è niente. Perché a me piacciono, però sono da gioco singolo, da chiudersi in casa. Però anche i ragazzini è importante che vedano e imparino a stare insieme, perché sennò io vedo con quello faccio, no, lo sbandieratore, altre cose. Vedo a volte manca l'approccio con l'altro. Sinceramente è un po'. Ecco, allora si punta più sulla qualità. E Marco ci siamo conosciuti in parrocchia, a fa teatro, perché lui sta con una ragazza con cui si faceva teatro insieme, cominciò a fare teatro anche lui, chiaramente in quelle lunghe prove ci siamo cominciati a fare battute e a scambiarsi nerdità varie. E niente, siamo arrivati a un punto, si voleva fare qualcosa, no? Perché tanto facciamo una fumetteria direttamente. Si è trovato questo franchising che unisce tutto, ci è piaciuto il fatto che unisca tutto e che questo mondo è tutto condiviso, no?